Buongiorno, questa settimana in cui stiamo facendo i lavori nella casa nuova, mia sorella ha preso le ferie per aiutarmi e per fare tutto quanto insieme e oltre a lavorare insieme a me alla casa mi sta coccolando con piatti deliziosi. Oggi ha preparato una cosa che è talmente bella da vedere che non vorrei nemmeno mangiarla. Ve la faccio vedere. Abbiamo purè di patate con barbabietole per darle un colore ancora più bello, funghi, uova strapazzate e mix di verdurine. È bellissimo. Adesso che sapete che cosa sta succedendo nella mia vita, e mi sto riferendo ovviamente ai lavori nella casa nuova, sento di avere una scusa per ogni cosa che procrastino, ma siccome qua in casa anche mia sorella sta vivendo lo stesso dramma, con lei questa scusa non sta più funzionando tanto. E ci sono delle cose che sto rimandando da troppo tempo che bisogna fare. Una di queste cose sono i fiori. Di recente ho acquistato delle rose che però non stanno gradendo molto il vaso in casa, per cui devo cambiare vaso a queste rose e ad altre due piante, una quella là e un'altra ce l'ho in camera. La Sansevieria che ho ricevuto in regalo un anno fa e che adesso è veramente tanto grande che ha bisogno di un nuovo vaso. E poi in realtà c'è una questione, c'è un pacco che sta aspettando da una settimana di essere aperto. È passato talmente tanto tempo, anzi 2 settimane, perché è arrivato mentre ero in trasferta. E nel mentre è diventato praticamente contenitore per altre cose ed è arrivato il momento di aprirla insieme e vedere il contenuto. Sono poche cose, però ho l'abitudine di aprire i pacchi insieme a voi. Ho ordinato su eFarma, la mia parafarmacia di fiducia, e sono andata per i miei soliti. Ho ripreso l'Inofert perché questo ormai è praticamente il mio cibo. Scherzo, però ne prendo due al giorno di bustine e quindi devo essere sempre rifornita. Ho preso 3 pacchi perché adesso col fatto che ho comprato diverse creme per il viso che sto alternando, sto cercando di farle finire in modo sfasato e sfalsato, di modo da non dover comprare 200 euro di creme in una sola botta, perché questo pesa sul portafoglio, e allora in questo modo riesco a tornarle un po' e comprarne una ogni 2 mesi, di modo da avere un peso meno importante. E allora, a proposito di creme, ho comprato anche uno siero, la vitamina C con l'aggiunta di acido ialuronico. Ovviamente questo dovrebbe illuminare il viso, la pelle, contrastare la comparsa delle rughe e rendere l'incarnato un pochino più luminoso, più uniforme, dare un supporto per i cambi di stagione, che è quello che sta succedendo adesso. Questa è una novità per me, non ho mai provato il siero e la vitamina C, quindi mi aspetto grandi cose. No, forse una volta l'ho provato, ma non me lo ricordo manco più, è passato troppo tempo. Ottima aggiunta per me, vi dirò come sempre come mi trovo, non l'ho ancora mai usato. Refill di crema per gli occhi, questa arriva puntualissima, sinceramente non mi ricordavo di averla ordinata perché l'ordine l'ho fatto tipo 3 settimane fa ormai. E mi stava giusto finendo la crema per gli occhi, ero proprio agli sgoccioli e fortunatamente la me di 3 settimane fa ci ha pensato. Poi per i miei viaggi ho ripreso il gel per pulire il viso, questo è di Uriage, pelli sensibili e con effetto opacizzante, è buonissimo, è delicatissimo. E infine ho ricomprato anche in questo caso la crema mani Rilastil perché è morbidissima e ha un profumo buonissimo. Questa è sigillata, però sa di latte, tipo latte fresco e vanillina.
Questo è il mio ordine, poche cose ma tutte utili e necessarie. Adesso insieme a mia sorella stiamo andando a fare un giro a Monza, poi mi sa che ci occuperemo delle piante domani, se no rischio di iniziare una cosa e lasciarla a metà e questo non aiuterà al disordine che c'è in casa. Buongiorno, stamattina fa talmente freddo che anche fare la doccia è stata un'impresa. Ora per riscaldarmi sto indossando doppi strati, doppio maglione di cashmere e lana e sto indossando i leggings sotto la tuta, ma ho comunque freddo quindi ho deciso di iniziare con tutte le cose che devo fare oggi per cercare di scaldarmi. Prima però vi voglio far vedere questi bellissimi fiori che abbiamo comprato insieme a mia sorella all'Esselunga. Sono delle peonie stupende, mai viste delle peonie così, secondo me sono mescolate con qualcosa perché hanno un colore troppo particolare e i petali sono diversi dalle peonie, però potrei anche sbagliarmi, sono comunque stupende, guardate qua che bei fiori, sembrano quasi finti. Allora, cosa abbiamo detto che dobbiamo fare oggi? Devo fare un po' di spa alle mie piante. Con cosa la faccio la spa? Con un prodotto che ho comprato un po' di tempo fa e che dovevo dirvi se funziona, è questo qua, si chiama Floris Triplazione Spray per afi di mosche bianche, acari e peronospora, vegan friendly e con estratti vegetali, non è tossico ed è miracoloso perché sta salvando le mie piantine. Praticamente la mia uia, il mio fico del caucciù, non so cosa ha preso una malattia e aveva incominciato a perdere tutte le foglie, adesso devo anche pulirle bene, vedete qua, aveva fatto tutta la parte bianca sotto e stava completamente morendo, ma dopo che ho fatto questo trattamento un paio di volte adesso sta cominciando a dare delle nuove foglioline e si sta riprendendo. La stessa cosa è successa anche al mio bonsai, ma anche lui piano piano si sta riprendendo, vedete qua le foglie sono più scure rispetto a quelle malate, adesso ve le faccio vedere meglio, praticamente si sono ingiallite tutte mentre qua guardate stanno nascendo delle foglie sane. Quindi adesso cosa faccio? Metto tutte le mie piantine dentro la doccia, le spruzzo, le lascio asciugare e poi le rimetto al loro posto e poi andiamo a cambiare il vaso a tre piantine. A lei dovrò prima di tutto fare una bella doccina, mi sa. E in realtà il trattamento, per paura di perdere anche la mia baby uia, l'ho fatto anche se non era malata e lo sto facendo proprio per prevenzione a tutte, anche a quelle che non sono malate, perché una spruzzatina non fa niente ed è comunque concime naturale che applichi esternamente e le fa crescere belle. Il prodotto va ovviamente applicato su tutti i lati della foglia, quello sopra e quello sotto. Adesso devo indossare dei guanti perché comunque bisogna proteggere le manine. Questa è la realtà in questo momento, sono molto molto stanca. Ho lavorato tutto il giorno alla fine. E questo è il lato tricky, il lato che inganna di queste cose qua, di questi lavori qua. Perché inizi pensando di fare un paio di cosine e poi finisci per farne 50 e passare la giornata a fare quelle cose là. Pensavo appunto di sistemare un paio di piantine e poi andare nella casa nuova, finire di fare delle cose che devo ancora fare.
e fare addirittura un giro nel negozio delle ceramiche. Ma tutto ciò non è successo perché ho attaccato con le piantine e si sono fatte le 6. Ho finito per cambiare il vaso a 3 piantine, 4, 4 piantine e a sistemare anche le piante che ho nel corridoio e a dare un po' di cure, diciamo, a tutte le piante che ho in casa. E tutto questo mi ha portato via un sacco di tempo, però sono contenta del lavoro che ho fatto, nel senso che sono fisicamente provata, però sono contenta perché adesso le mie piantine si spera staranno un pochino meglio, perché un po' tutte si sentivano un po' male, forse perché le ho trascurate un po'. E allora ho cambiato i vasi a due in particolare, la peperomia e cos'altro ho cambiato? Non mi ricordo neanche più perché, vabbè, il discorso è che mi sa che questo vaso qua non è molto gradito dalle piante. E praticamente quella che quando l'ho comprata era grande quanto questo vaso. Adesso si è ridotta così, una mini piantina che spero di aver salvato. Non ha apprezzato quel vaso lì. E non lo so se è colpa mia, perché adesso quando l'ho rinvasata, mi sono resa conto che avevo messo sul fondo un po' troppi sassolini. E quindi l'acqua magari tendeva a scendere troppo sul fondo e la pianta non aveva abbastanza acqua. Ma la cosa mi stranisce un po' perché anche lei non lo sta apprezzando particolarmente. E anche un'altra pianta è morta in un vaso così. Quindi adesso voglio vedere se questa settimana che sposto la piantina in un punto un pochino più illuminato, perché adesso comunque ha delle nuove foglioline, quindi non sembra soffrire, la sposterò in un punto un pochino più illuminato e vediamo come va. Se non noto dei miglioramenti, cambierò questo vaso. Per questo volevo condividerlo con voi, perché magari qualcuno di voi ha già utilizzato questi vasi qua e sa che magari è colpa di questi vasi per come sono fatti, perché c'è questo sottovaso, ma poi è fatto in un modo strano, per cui qua c'è una sorta di rialzino dentro, e quindi io pensavo che aiutasse a drenare l'acqua e a non far marcire le radici, ma sembra stia facendo l'effetto contrario. Quindi condividete con me il vostro sapere, le vostre esperienze, perché mi sa che questi vasi qua sono stati un pessimo acquisto. Sento che prima o poi tornerò a tutti i vasi come si chiama? Aiuto. Non mi ricordo. Terracotta. Ve l'ho detto che sono stanca, no? Ecco. Tra l'altro, avendo fatto un brunch alle 11:30, all'ora di pranzo non avevo fame. Per cui ho tirato avanti e mi sono resa conto alle 6 che ero affamatissima e stanchissima. E quindi adesso ho appena cenato, per cui qua ci sono ancora i rimasugli della cena, perché nel mentre mi sono messa a fare del lavoro al computer e a parlare con una mia cliente, così per a portare a casa un altro lavoretto e basta. Per ora questo è quanto. Non so se ci rivedremo ancora questa sera perché sono veramente distrutta. E ormai domani andiamo a fare un po' di giri nei negozi per la casa. Buongiorno, sono talmente nella mia testa e sto pensando cosa dirvi esattamente per non dilungarmi di nuovo troppo in chiacchiere che ero convinta di aver già filmato. Comunque, oggi è domenica, ormai domenica pomeriggio. Stamattina mi sono svegliata presto, sono andata a farmi una corsetta, dopodiché
ho lavorato un po' e poi sono andata nella casa nuova a fare delle cose. Che cosa è nello specifico? Vi rimando al video precedente perché sennò diventano tutti lunghissimi. Adesso mi sono preparata, sono particolarmente felice di come sono riuscita ad acconciare i miei capelli. Guardate qua. Il Dyson è veramente una meraviglia quando impari a usarlo. E poi ho messo insieme un outfit che sto adorando, per cui ve lo voglio far vedere. Wow, che luce! Allora, sto indossando. Scusate. Allora, sto indossando blazer, maglioncino verde sotto un maglione nero giusto per tenermi al caldo, un paio di pantaloncini gonna, collan neri a pois, e come scarpe metto i mocassini. Adesso vi faccio vedere l'outfit completo. Eccolo qua, le gambe praticamente. Prima avete visto la parte sopra, adesso state vedendo le gambe. Prima o poi avrò modo di farvi vedere i miei outfit in modo un po' più dignitoso, ma fino ad allora facciamo il nostro meglio con quello che abbiamo. Allora, sto andando alle Leroy Merlin, ma siccome c'è un tempo bellissimo, prima vorrei farmi un giro e probabilmente vado a Monza, giusto così per farmi una veloce passeggiata, prendere un gelatino e poi andrò alle Leroy Merlin. Oppure andrò a trovare mia cugina adesso. Dipende da cosa mi ha risposto, perché l'ho scritto. Vediamo se riesco a convincerla perché stanno accoccolati sul divano. Vi aggiorno, a più tardi. Alla fine niente gelato per me, sono finita nelle Leroy Merlin. E sto andando nello showroom perché non mi ricordavo della sua esistenza. Vado a farmi un po' di idee lì. Ho fatto un bel giro nello showroom e mi sono fatta un po' di idee. Adesso sto facendo un giro dentro il negozio. È una cosa un po' prematura, però non ho ancora voglia di tornare a casa. Mi sono innamorata di questo lampadario qua. Ce n'è uno molto più carino in realtà. Questi colori sono bellissimi. Ecco il mio shopping di oggi. Ho preso della carta protettiva con nastro integrato, è quella un po' più larga da 30 cm e 20 m di lunghezza. Poi abbiamo un telo protettivo con nastro di nuovo perché l'ho finito. Questi sono 20 m per 2,7 m e poi un altro telo. Questi sono 15 m per 3, e questo servirà per proteggere tutti i pavimenti, mentre questi idealmente per le porte e questa per l'ultima finestra che mi è rimasta. Fa un freddo, mi sto congelando. Andare a casa e accoccolarmi davanti al computer, anzi prima devo cenare e poi fare altro perché la mia to-do list è infinita. Non so se sono l'unica, però io veramente non so più come gestire le cose da fare. Sono troppo. Continuo a farmi liste su liste, ma poi puntualmente ne faccio troppe in punti troppo diversi e me ne dimentico poi quando mi ricordo. Mi vengono dei colpi, ma è così. Buongiorno di nuovo, lunedì, ho passato la mattinata a sbrigare delle faccende al computer e adesso ho deciso di rivestirmi in mis da lavoro e andare di nuovo a fare degli altri lavori nella casa nuova perché praticamente ieri ho finito di lavare tutto quanto, tutte le finestre, e quindi di cose da lavare rimangono solo i battiscopa e cos'altro, le cornici delle porte, in più anche i termosifoni. Allora, il discorso è questo, praticamente per come funziona il mio ordine mentale, queste cose qua, adesso che ci sono ancora tutti i lavori in corso, quelli di distruzione delle cose, non è proprio il momento perfetto per fare questi lavoretti qua di lavare e di preparare tutto quanto per essere riverniciato, perché
poi si impolverano di nuovo. E quindi ieri pensavo di non poter più fare niente, ma poi mi sono messa a ragionare su quanto tempo mi rimane prima della prossima partenza per una trasferta di lavoro e ho realizzato che ho pochissimo tempo, per cui il mio cervello ha lavorato tutta la notte e stamattina mi sono svegliata dicendo che posso comunque lavare tutti i termosifoni, prepararli per riverniciarli e riverniciarli, coprendoli ogni volta bene con la plastica, in questo modo li mantengo puliti. E così poi nel mentre le altre persone che stanno lavorando possono fare il loro lavoro, che è quello di risistemare bagno e cucina e poi riverniciare tutte le pareti della casa. C'è un sacco di lavoro da fare, però se non risistemo i termosifoni e le cornici anche in modo un po' più difficoltoso e a pezzi, poi mi ritroverò a luglio a doverlo fare. E non mi sembra una buona idea perché la prossima trasferta sarà davvero lunga, inframmezzata da diverse pause, però so che non riuscirò a fare moltissimo, per cui mi conviene portarmi avanti il più possibile adesso. E quindi oggi devo lavare i termosifoni. La sfida è che non ho più un lavandino in quella casa, per cui mi devo portare dietro le bottiglie piene d'acqua, ho una bacinella che non so neanche dove svuoterò perché non c'è neanche più il water, ma questo è il bello della situazione. Probabilmente dovrò riempire le stesse bottiglie con l'acqua sporca. Che bello, andiamo. Eccomi in divisa. In questo momento sto pensando che i video sono una sorta di teletrasporto. In un attimo siamo da tutta un'altra parte. Io sono in mezzo al lavoro e vi voglio far vedere questo. Non ha bisogno di essere raccontata, deve essere visto. Sono entrata prima ed ero concentrata talmente sul fare, 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 che neanche ho realizzato che era tutto aperto e il mio desiderio è stato realizzato. Abbiamo un arco. Dalla cucina si passerà direttamente nel salottino. Comunque adesso mi stavo già dando da fare perché è il mio compito. E questo, non so quanto riuscirò a fare, farò del mio meglio. Adesso devo lavarli e pulire anche gli spazi dove erano posizionati, perché sono parecchio sporchi. Andare a lavare le scale, perché gli operai hanno sporcato, ovviamente. E poi, sopra la porta che dobbiamo buttare, sto provando il fondo. Voglio vedere la resa e come attacca poi lo smalto che andrò a comprare domani e lo devo provare assolutamente domani, per cui l'ho fatto apposta adesso perché così ho 24 ore per venire qua con la vernice. Adesso vado a lavare le scale perché sennò non voglio far arrabbiare i vicini. Vado a fare quello, poi torno da voi e laviamo insieme un po' di cose. Sto lavando i termosifoni in due passaggi. Allora, il primo è un sgrassatore puro, questo scioglie veramente lo sporco in una maniera impressionante. E poi ho usato la spugnetta per grattare tutto quanto. Il secondo passaggio è semplicemente dell'acqua. Questo tubo di sgrassatore l'ho riempito con l'acqua perché qua non abbiamo più un lavandino. E quindi è un lavoretto difficile da fare in questo momento, ma questo è l'unico modo per portarci avanti. Sarebbe più bello avere tipo una vasca, una doccia dove infilare il termosifone, sgrassarlo e sciacquarlo via, sarebbe decisamente molto più facile. Ma a quanto pare le cose belle non sono facili. Si è provato questo? Penso proprio di sì. Pensavo di riuscire a fare di più oggi, ma considerando i mezzi e le mie forze, questo è quello che sono riuscita a fare. L'unico termosifone che sono riuscita a lavare per intero è quello perché è il più piccolo, questo solo sul lato che riesco a raggiungere,
quindi mi manca la parte dietro, poi ne abbiamo altri tre, uno piccolo, uno medio, uno più grande e c'è anche quello del salottino che è ancora su, ma vabbè, diciamo che per un pomeriggio va bene. Perché poi faccio fatica così, ma è così, funziona così. C'è ancora domani e dopodomani, e ci sono tanti altri giorni in cui possiamo venire qua e continuare il lavoro. Domani si torna sicuramente. Finiremo di lavare i termosifoni, verrà anche mia sorella a darmi una mano. E poi nel corso della settimana, appunto, di lavare bene tutte le cornici e pulire bene tutti i muri e coprire tutto quanto per preparare gli spazi per la pittura. C'è ancora molto da fare, sono un po' sconsolata, ma da un'altra parte riesco anche a razionalizzare. Mi dico, per essere qui e aver iniziato i lavori da una settimana, siamo veramente a buon punto. Abbiamo ripristinato tutto e quindi da qui bisogna solo costruire, non più distruggere, e quindi l'importante è avere fede e mantenere lo spirito alto. Io mi sa che questo video lo devo chiudere perché ormai è diventato lunghissimo e se no rischio di annoiarvi, le cose che devo fare sono quelle che vi ho detto. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!